Buongiorno, che pasticcino. Guardate che figata. Sa, colazione? A parte il vetro un po' appannato, ci stiamo spostando al paesino di fianco, a Chantemerle, perché vogliamo arrivare là sopra. Col tuo granonno. California girl, Oregon bliss, alright. It's a matter of time, and it's a matter of heart. Ragazzi, siamo arrivati con il camper in un posto fuori di testa. Fuori di testa, se non cado ve la faccio vedere. Siamo arrivati in cima al Col du Granon. Adesso qua non rende minimamente l'idea, ma di là e di là un panorama che dopo vedrete. Ecco già la strada che avete visto nel timelapse un pezzettino. Bomba! Spero si senta bene perché c'è un po' di vento. Guardate, qua davanti a noi abbiamo tutto il comprensorio di Serre Chevalier, dove noi sciamo d'inverno con le piste. Laggiù c'è il ghiacciaio e di qua a dietro c'è tutta la vallata. Noi vogliamo arrivare a quel forte. Questo colle è famoso poi perché quest'estate ci è arrivata una tappa del Tour de France, forse la tappa più bella del Tour de France, dove ha vinto il norvegese, il danese Vingegaard, ed è fantastica. Già solo la strada, se siete amanti di strade, è bellissima. Comunque andiamo a prendere gli zaini e partiamo alla volta di quel forte laggiù che vi ho fatto vedere, che è esattamente di fronte alla camminata che abbiamo fatto nel video precedente, che per noi era ieri. Ma quanto sei bello! Non tu, è il camper. Ecco dove vogliamo arrivare noi, a quel forte laggiù. Ok, abbiamo lasciato il nostro camper e iniziamo la nostra bella camminata. Temperatura? Freschina, perfetta, dai, per camminare perfetta. La strada che andremo a fare noi segue tutto questo costone, la vedete? E poi dalla si sale. Non so se sono altri resti, vedi, altri romani. No, no, altri forti. Etruschi. Perché questa è una strada militare costruita durante la seconda guerra mondiale. È meglio di quella a Torino. Ed è stata costruita durante la seconda guerra mondiale proprio perché là c'era il fronte italiano. Perché come sapete durante la prima parte della seconda guerra mondiale Francia e Italia erano avversarie. Che bellezza di panorama! Thank you.
Giù da dove siamo partiti. Siamo a metà strada. Eccolo là il forte, sembra vicino ma in realtà mancano ancora 4 km. C'è una pace irreale. Siamo gli unici due esseri umani nell'arco di chilometri. C'è un silenzio, si sente solo il rumore del nostro fiatone. Stiamo salendo per arrivare dietro quel panettone dove c'è il forte. Qua c'è questa struttura militare abbandonata. Probabilmente era un rifugio. Che spettacolo! Troppo bello qua sopra, troppo bello. Adesso qua ci sono dei bunker aperti, andiamo a vedere. Un po' com'è? Ma ritorniamo allo spettacolo. Ultima curva e poi lì siamo in cresta e dovremo vedere tutta la valle di Nevash, la Val Claret, dove eravamo nel video precedente. Che roba! Che roba! Oh, ecco la vallata dove eravamo nel video precedente. Quella è la Guglia Rossa. E lì c'è il lago di Tures, e laggiù c'è il monte Tabor. Questa è tutta la zona di Bardonecchia ed è uno spettacolo. Guardate che vista a 360 gradi. Wow, wow, wow. Tantissima roba. Guarappa! Eccoci arrivati. Adesso ci siamo messi in questo angoletto strategico riparati dal vento e mangiamo. Come al solito, il momento migliore della giornata. Il Fort de l'Olive, insieme al vicino Fort d'Unlenlon, venne costruito nel 1880 ed era equipaggiato da 14 cannoni da 120 mm. Negli anni 30 del secolo scorso, durante la costruzione da parte dei francesi della linea Maginot, il forte fu modernizzato con due rifugi di fanteria sul versante nord per proteggere il colle della Scala e quello di Tours. Nel 1940 il forte venne attaccato da delle cannonate partite dal forte dello Chaverton, che colpirono il muro di cinta esterno. Nel 2011, invece, il governo francese ha venduto al comune di Nevash la struttura al prezzo simbolico di un euro.
Comunque, ricapitolando, di fronte a noi abbiamo il Galibier, poi laggiù c'è il Monte Tabor, qua ci sono le montagne della Valle Stretta d'Aguglia Rossa, il Passo delle Scale, dietro queste montagne c'è Bardonecchia, se giriamo ancora laggiù c'è il Sommelier, il Monte Chaberton, qui dietro c'è il Mont Ginevro, laggiù in fondo c'è Sestriere e poi eccetera eccetera eccetera. Adesso ci aspetta un'oretta e mezza di discesa e un po' di salita. Guardate come si vede bene l'ultimo tratto di strada che abbiamo fatto per arrivare qua sopra. Da questo sentierino, cercando di non farci male, ossa di qualche animale. Siamo di nuovo quasi al camper. Eccoci, siamo tornati. Alla fine abbiamo fatto 12 km e 7 tra andata e ritorno. È stata una passeggiata meravigliosa. Quindi se siete dalle parti di Briançon ve lo consiglio assolutamente. Vi lascio poi in descrizione tutti i passaggi per arrivare fin qua sopra. Adesso andiamo a berci una bella Coca-Cola e poi andiamo alle terme. E qua al Tour de France c'era lo striscione dell'arrivo. Che vista. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah, proprio quello che ci voleva. Un po' di zuccheri. Briançon, bonjour. Un'oretta fa eravamo più o meno là sopra e adesso stiamo andando a farci 2 ore di terme. Finite le nostre 2 ore alle terme, siamo come nuovi e adesso andiamo a mangiare in camper. Ho sonno. Qua si cucinano patate e pollo. Io vi auguro una buona serata, una buona giornata, dipende da che ora state guardando questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Un ciao da me e da Marco. Ciao. Ciao.